Buonasera a tutti a Tokyo Mario. Oggi martedì parliamo di manga e parliamo di Mitsutero Yokoyama e le sue opere. Abbiamo questo autore che ha fatto molte opere. Vi ho accennato volte scorse, se avete seguito i miei lavori, vi ho detto che appunto facciamo questo autore tutto intero perché ha fatto molte opere, però le schede che vediamo su Anime Click molte hanno una trama, quindi faremo un po' velocemente. Faccio vedere i dati, alcuni dati. Titoli, cose, vari dati principali dell'opera. Vedremo naturalmente la copertina, però molti purtroppo non c'è la trama, quindi, però alcuni ce ne sono, quindi diciamo qui. Comunque sono una quarantina, quindi oggi facciamo tutti senza strafare due parti, quindi facciamo una parte unica. Quindi parliamo di questo autore, Mitsutero Yokoyama, e poi vedremo i manga del mese passato, insomma, quindi, che ho acquistato nel mese di febbraio. Quindi, qualcosa manca perché stavo spostato, dove esce, comunque c'è tutto, insomma. Cose che devono uscire a febbraio sono state riportate a marzo, quindi le vedremo la prossima volta. Comunque vedremo vari, gli acquisti di questo mese. Allora, intanto vediamo se funziona il chat. Allora, vediamo cosa funziona. Controlliamo sempre. Non si sa mai. Avete il contatore funziona, c'è un problema, quando prima ho avviato OBS e sembra che non funzionasse il contatore sopra dei follower. Non funziona, invece funziona. Non ci a mettere a posto. Allora, vedete i comandi, quindi Done Book Social e i comandi appunto per usiamo per comandi, insomma, i link per acquistare i libri che usiamo questo quando studiamo giapponese alla giovedì, quando facciamo lezioni in giapponese. Naturalmente, appunto, come dicevo prima, in alto avete cioè, il contatore di follower, appunto, di 50 follower per farvi entrare il canale affiliato, quindi se volete iscrivetevi, non costa niente, è gratuito, basta cliccate sul cuoricino, diventate i follower del canale, e così facciamo aumentare i follower, appunto, e possiamo farvi entrare il canale affiliato, così potete fare altre cose, poi potete fare le sub, che adesso non si possono fare, usare i beat e varie altre cose, che purtroppo adesso non si possono fare. Oltre a questo, se volete sostenere il canale, non potendo fare le sub, potete fare le piccole donazioni, se volete, vi ringrazio già da ora tramite Streamlabs o Ko-fi.com, dove vi è più comodo, vi ringrazio. Oppure potete acquistare il mio ebook. Mio ebook che trovate su Amazon a 5 euro, quindi se volete potete fare un donazione o acquistare il mio ebook o entrambe le cose, vi ringrazio naturalmente. E poi trovate sui vari social, quindi oltre qui al canale Twitch ci sono anche gli altri social, quindi sempre il network con Otaku Biker, quindi oltre al canale Twitch c'è il canale YouTube dove pubblico tutte le live precedenti, quindi questa domani la troverete sul canale YouTube tutta la playlist di tutti gli autori precedenti che abbiamo parlato, i 63 precedenti live che abbiamo fatto che parlano appunto di vari autori manga. E oltre agli altri like facciamo appunto quelle mattine quando parliamo di manga, di teatro giapponese o di cinema giapponese, quelle di giovedì quando facciamo lezioni in giapponese, quelle del sabato quando giochiamo giochi vintage e vediamo qualche video quando lo troviamo. E insomma, come ho detto anche solo stavolta, sabato prossimo continuiamo a giocare perché qua, io sto cercando, appena trovo un video interessante, anzi se voi avete qualche suggerimento potete mandarmi un link in descrizione qui, o qui in live, oppure anche sotto un video qualsiasi, mi mandate una. Su YouTube mi mandate un video, un link, c'è qualche video interessante da vedere in tema Giappone, che magari mi è sfuggito, quindi sempre su YouTube potevo vederlo in diretta, potevo vederlo, commentarlo in live. E qui questi sono tutti i vari video appunto su YouTube precedenti che ho fatto qui su Twitch. Oltre ai video che faccio quando esco in bicicletta, itinerari cicloturistici, la provincia ancora. Mi trovate tutto sul canale YouTube. Poi c'è la pagina Facebook dove metto sempre gli avvisi, anche oggi ho messo l'avviso che avevo fatto appunto la live. E quindi iscrivetevi alla pagina, quindi siete sempre aggiornati per sapere se faccio live oppure no. Se c'è un problema, magari devo spostare magari qualcosa, io metto sempre avviso sulla pagina Facebook. Oltre ai link che metto di video che pubblico, quindi trovate sempre sulla pagina Facebook. Poi c'è il gruppo Facebook, poi c'è la pagina Instagram, dove metto varie foto di serie, cose varie. E poi c'è la pagina TikTok. Adesso appena posso pubblico qualche altro video su TikTok, vediamo. Devo pubblicare qualcos'altro, direi in mente a fare, insomma, appena posso. E poi c'è la mail, tacobanking@gmail.it. Qui se volete contattarmi anche in modo diretto, oltre ai post che potete mettere sui vari social, potete anche contattarmi via mail. Oltretutto, quindi iniziamo.
Iniziamo. Allora, aspetta, vediamo qua le immagini. Quindi, come al solito, vediamo le foto, quindi la foto dell'autore più le copertine dei vari video, dei sì, le copertine dei vari opere, quindi dei vari manga, sia quelli, se c'è originale, oppure se c'è quelli italiani, se sono pubblicati in Italia. E diciamo le schede tratte appunto dal sito Anime Click. Allora, adesso apriamo qua. Apro immagini. Naturalmente prima diciamo la scheda da Wikipedia, la scheda dell'autore. Allora, un attimo che si apre, si deve aprire, vediamo un po'. Allora. Sta aprendo. Vedete un po' bravo così. Si sta aprendo. Ok, è un po' piccola immagine, la ingrandisco un po'. Allora, appunto questo è Mizutero Yokoyama, questo è l'autore di cui parleremo oggi. Una puntata, guardate, qui devo censurare la bicicletta. Niente, ogni foto che ho trovato, c'è lui che fuma, quindi ho cercato di trovare una, si vede un po' di meno, però insomma. Infatti, insomma, questa è quella meglio, si trova meglio, si vede meglio la sigaretta. Allora, quindi leggiamo Mizutero Yokoyama. Allora, Mizutero Yokoyama nasce a Kobe il 18 giugno 1984 e muore a Tokyo il 15 aprile 2004. Quindi, dopo ci ha lasciato, quindi, ormai più, quasi 100 anni fa. E quindi, ha vissuto 70 anni, quindi ha fatto molte opere. Allora, è stato un fumettista mangaka giapponese. Adesso diciamo, biografia. Allora, Yokoyama iniziò a insegnare manga quando era ancora uno studente dei superiori. Questa è una cosa che succede spesso, anche recentemente, ma anche storicamente, insomma, molto spesso cominciano a disegnare proprio durante la scuola. E poi certi smettono, ma certi invece proprio diventano fumettisti. Ho ispirato alle opere di Osamu Tezuka, per poi diventare uno dei più celebri mangaka del dopoguerra. Dopo il diploma iniziò a lavorare come impiegato in una banca, senza però rinunciare a spedire i suoi lavori amatoriali alle principali case editrici. La sua grande occasione arrivò grazie all'editore Tokuno di Osaka, che gli commissionò un volume unico. Debuttò così come professionista con Otonashi no Ken nel 1955. Il successo del pubblico gli consentì di proseguire scrivendo e disegnando altri due lavori prima di iniziare l'opera che gli avrebbe cambiato la vita. Tetsujin Niju Machiko, cioè Super Robot 28. Pubblicato dal 1956 al 1966 sulla rivista Shonen della editrice Kobundo di Tokyo, fu il primo manga in cui compare un robot gigante, anche se radiocomandato, ed il successo fu tale che il soggetto venne scelto per essere trasportato in anime televisivo nel 1963. Infatti l'inventore appunto è il primo robot gigante, anche se appunto era telecomandato, che poi vediamo la scheda. Non era quello che vedranno dopo col pilota dentro, no? Telecomandato come si telecomanda una macchina. Quindi, però, la prima idea di un robot gigante che dopo da fondo a tutte le varie filone appunto dei robot, la Bazinga e altri vari, tantissimi, robot che verranno dopo. Infatti gli altri autori, Gundam e vai vai. Ok. Autore classico, nella sua lunga carriera, ha toccato molti generi, da fantascientifico allo storico, passando anche per opere umoristiche e Mao Shoujo, quindi Shoujo con le maghette, no? Come il famoso Mao Tsukai Sally Yamaga, pure trasformato in anime. Altre opere di rilievo sono, senza dubbio, Giant Robo del 67, Babe di 6, Babe Junior del 72 e Sangokushi, monumentale riscrittore di un classico della letteratura cinese. Storica cinese, il romanzo dei tre regni, pubblicato il 60 Tankobon dal 74 all'88, famosissimo il romanzo dei tre regni, appunto, romanzo storico cinese, che è stato trasposto in vari film, anche in vari manga. Nel 2001 vide la luce la serie anime Gira il mondo, principessa stellare, basato sul manga Comte Sand di Yokoyama, che ha trasposto una serie di telefilm circa 30 anni prima. È morto all'età di 69 anni nell'incendio della sua abitazione a Tokyo, mentre era convalescente a letto. Questo non sapevo. È proprio morto, quindi non è che è morto di malattia, quindi è morto per un incidente.
你既然有你沙发，基本都挖过来。我说我估计说，现在一般也是锻炼过吧，要不？我连个把字还不给说，但对没代表。哎，第一次搞这个也可以说，不要客气。ha scritto, è su l'elenco mio leggo il testo che vediamo man mano quando vediamo scrive. Comunque, per ragazzi è scritto su robot, sui ninja, su fantascienza, Jidai Mono, cioè stoici. Vai, vai, poi per ragazzi, punti shoujo, per adulti ha fatto, e racconti storici sulla Cina, Mongolia, Giappone. Vai, vai filoni che ha trattato come storia manga. Adesso iniziamo a vedere. Andiamo a vedere le sue opere. Purtroppo molte non sono edite in Italia ancora, ma alcune sono state edite, appunto quelle che sono uscite, le vediamo tutte. Allora, iniziamo col primo. Questo è il primo, il famosissimo punto del robot. Tanto che apro la scheda. Questo robot è guidato, telecomandato. Superbo 28, titolo in italiano. Allora, tanto che apro la scheda e c'è tempo. Ok, Superbo 28. Questa appunto è la copertina originale perché non è mai uscito ancora, non è mai uscito in Italia. Forse aveva riscoperto, insomma, questo autore magari, ma cosa che adesso il cassetto ci stanno riscoprendo molti autori del passato, quindi può essere che l'ha pubblicato anche in Italia. Allora, questa è la trama, c'è qui, diciamo, tanto la scheda. Allora, abbiamo il titolo originale, Tetsujin Nijugo, Niju Hachigo, quindi 28. Robot d'acciaio 28, casa editrice Shogun, disegni e storia di Yokoyama, lo shonen, avventura, crimine, fantascienza e guerra, mecha, dal 56 al 66, 20 volumi, 20 volumi purtroppo hanno inedito, ma è uscito. Vediamo la trama, è passato l'anime, l'anime credo che si sia visto in Italia, adesso mi ricordo, ma credo che sia comunque uno dei primi anime dei tempi degli anni 60. Cioè, è uscito negli anni 80 perché da noi gli anni 70 gli anime sono arrivati negli anni 70, quindi però dopo c'è stata un'infornata di anime mischiati anche quelli più antichi. Sono arrivati tutti in una botta di anime tutti gli anni 80, anche roba degli anni 60-70. Allora, trama. Durante la seconda guerra mondiale, il dottor Canela sta sviluppando dei guerrieri robot giganti per combattere gli alleati, ma prima che le sue creazioni possano entrare in azione, le bombe degli alleati distruggono l'impianto in cui lavora, uccidendolo. Un decennio dopo, alcuni criminali scoprono due dei prototipi sopravvissuti, i numeri 26 e 27 della serie, e usano i robot telecomandati per commettere una serie di reati. Il giovane Shotaro Kaneda, il figlio di discendente di dottor Kaneda, fa qualche indagine e scopre che la mafia è alla ricerca del 28esimo robot della serie che, stando alle voci, dovrebbe essere il più potente di tutti. Gli anni cattivi, Shotaro trova il robot per primo, insieme al dottor Chikishima, un collega di suo padre che si credeva fosse morto a causa del bombardamento alleato. Insieme, i due impediranno che il Super Robot 28, denominazione ufficiale del robot, cada nelle mani dei cattivi e decidono di dedicarlo alla pace invece che alla guerra. Quindi questa è la storia, la trama. Dopo, naturalmente, vedremo un po' di disegni, trovo qualcosa. Qualcosa sul web, qualche trama, appunto, vedere appunto come sono, facciamo sempre, no? Alla fine live vediamo un po', dopo aver parlato di varie opere, vediamo un po' di trama per vedere come è disegnato, oltre a copertina, come impostava, come manga che impostava le trame, come insegnava i fumetti, le varie scene. Allora, andiamo avanti. Ok, adesso vediamo una fila di robot, qua ce ne sono tanti. E appunto vediamo questi sono i primi robot che sono usciti in formato manga, quindi la prima idea di robot. Dopo vennero tutti i vari robot di Konagai, di Tomino, insomma, i vari robot vengono fatti successivamente. Però questi sono i primi, quindi si può dire il primo autore che ha creato questo filone di robot. Allora, questo è Midori no Mao. Midori no Mao. E questo è inedito, purtroppo molti sono inediti, dopo vedremo quali sono quelli pubblicati in Italia. Allora, casa editrice Shogun, sempre storia e disegni di Yokoyama, è uno shonen, avventura azione del 65 in un volume. E qua purtroppo la trama non c'è. Non c'è la trama, però insomma, robot giapponesi. Dopo vedremo che stasera le trame, molti non avranno trama, come ho detto all'inizio. Però intanto vediamo che ci sono, magari il futuro uscirà. Allora, questo dovrebbe essere qualcosa di maghette, credo.
ma quelle opere, come abbiamo visto, che ha spaziato in vari generi, quindi fantascienza, robot, anche baghette, quindi storie di baghette. Allora, questo è, infatti, questo è Mao Tsukai Sally, quindi la strega Sally. Mao Tsukai Sally. Casetti di Shueisha, sempre storia di disegno di Yokoyama e Shoujo, genere commedia fantasy e scolastico, scritto nel 66 in volume, anche questo inedito. Trama. Sally, che vive nel mondo magico, vuole visitare quello umano, ma può farlo a patto che mantenga i suoi poteri segreti, cosa non facile tra scuola e amici. Questo sembra essere stato fatto un manga, un anime, quindi. Mi ricordo tra dopo, credo che stavo rifatto dopo, insomma, rimaneggiato comunque, perché questo è uno dei primi racconti di Maghete, anche questo è uno dei primi propri racconti della categoria del filone di Machoko, quindi dopo da tante opere erano fatte da tanti autori. Allora, questo è Giant Robo, quindi un altro su robot. Giant Robo, sono tutti robot, senza T-Robo. Casettrice Shogakukan, sempre Yokoyama, suo disegno, Shonen, avventura, azione, drammatico, fantascienza, mecha e mistero, scritto nel 67 due volumi. E questo è inedito. Ma qui c'è la trama. Daisaku Kusama, turista giapponese, si trova coinvolto in un trafferuglio tra i servizi segreti delle Nazioni Unite e una società malvagia di nome Big Five. Questo lo porterà nella scomoda posizione di essere l'unico al mondo in grado di controllare il robot più potente del mondo, Giant Robo. Questa è la trama. Questa è la trama. Dopo questo, le schede non ci sono nemmeno tavoli, niente. C'è solo una copertina e basta. Allora, ecco qua invece un'opera ninja. C'è la copertina. Un copertino, insomma, male, sono abbastanza belli dell'epoca. Allora, questo è Higano Kagemaru. Kagemaru di Higa, sapete che è una famosa zona. È una provincia storica del Giappone, dove si parla di terra di Higa. La terra di Higa. Kagemaru. Allora, Higano Kagemaru. Casetrice Akita Shoten, sempre mio cugino, ama storie e disegni. Credo che tutte le storie, tutte le sue opere siano storie di disegni suoi. Non so se poi vediamo qualche opera fatto storia da qualcun altro, se vediamo, comunque mi sembra no. Shonen, avventura, azione storico, scritto nel 79, 4 volumi, anche questo inedito. E niente trama, purtroppo la trama non c'è, come dicevo. Comunque parla di ninja, appunto. L'idea della copertina. Ok, andiamo avanti. A questo deve essere uno di quegli storici. Vediamo che sia uno di quegli storici, questo. Allora, questo è. Andiamo un po' veloci perché appunto le trame non ci sono, quindi andiamo un po' veloci. Allora, questo è il Suikoden. Suikoden di Mitsuhiro Yokoyama. Qui specificato la scheda perché dovrebbe esserci un altro che si chiama Suikoden. Allora, casettrice Ushio Shupansha, sempre Yokoyama, storia di disegno, segno, storico, infatti. Nel 69 6 volumi, anche questo è inedito, e la trama non c'è. Parla di guerra. Comunque qui la trama non c'è. Comunque deve essere sulla cima del tipo di disegno. Ambientato in Cina. No, andiamo avanti. E questo invece è sportivo. Vedete come spaziava dai vari opere, quindi dai mecha, dai robot, dai Majoko, dai ninja, storici e anche sportivi. Quindi, spazzato in varie categorie di vari generi di manga. Allora, questo è Grand Prix Yaru. Allora, casettrice Akita Shoten, sempre Yokoyama, storie di disegni, Shonen Sport, nel 72 volumi, anche questo inedito. Corse automobili, dopo anche qui niente trama. Come vedete già dalle copertine, i disegni, no? Già si può vedere un po' come disegnava. Spondi anche automobili sono segnati molto bene. Allora, questo è un altro su Ninja. Andiamo velocemente perché purtroppo le trame, come ho detto prima, sono poche. Adesso dove troviamo ci fermiamo un po' di più. Allora, questo è Kamen no Ninja Akagage. Quindi la maschera di Ninja Akagage.
Cantatrice Kodansha, sempre Yukiyama, storia di disegno, shonen storico, scritto nel 70, due volumi. Ma in questo inedito e niente trama. Parla di ninja. Avanti. Oh, questo è un altro storico. Questo è un altro storico. Ed è. Tocchiamo la scheda. Guarda, questo è. Qua. Sangokushi. Ah, è scritto anche questo. Sangokushi. Serve appunto i treni. E guarda i treni, serve. Infatti Sango San Goku Shi Goku di tre legno San Goku San Goku San tre e Goku servirei quindi la guerra dei tre legni appunto questa è quella famosa che ha scritto Sango Kushi Katsutsuchi Ushio Shupansha sempre Yokoyama autore Shonen avventura azione drammatico storico scritto nel 71 cioè da 71 partito e 60 volumi. Purtroppo questo inedito è difficilmente da pubblicare in Italia perché insomma il romanzo è treni appunto sì no guarda ma il romanzo adattamento manga del classico letterario giapponese il romanzo dei treni dice guerra fratelli tratto da romanzo combattimenti armati in Cina questo è il tag specifici questo sarebbe stato bello sarebbe se lo pubblicasse 60 volumi non poi anche così vecchia, difficilmente verrà pubblicata in Italia. Allora, questo è Baby Junior, ecco, finalmente arriviamo a un'opera pubblicata in Italia. Questo ce l'ho, quello che devo leggere, ce l'ho. L'ho recuperato un tempo fa, ma ancora non l'ho letto. Sto leggendo le cose più, le cose nuove, ogni tanto leggo cose un po', tra quelle nuove, ogni tanto leggo cose di vecchio che ho. Cioè, vecchio in senso che per me è nuovo, come l'avevo detto, poi insomma. Di opere passate, di anni passati. Ah, Baby Junior. Baby Junior c'è anche l'anime. È passato anche in Italia. Titolo originale è Babel di 6. Si ispira appunto a Babilonia, Baby Babilonia. Cantatrice Akita Shoten, sempre storia di disegno di Yukiyama, non shonen, combattimento fantastico, guerra mecha, scritto nel 72, 7 volumi. È stato pubblicato da D-Visual. Infatti vedete questa, la copertina italiana. Allora, trama, diciamo la trama, qui la trama c'è. Il giovane Koichi, o Koichi, dipende come mette l'accento. Grazie ai suoi poteri paranormali, viene richiamato nella torre di Babele in Mesopotamia da Babil, un suo antenato morto 5.000 anni prima. Gli viene sottoposto ad un addestramento di 100 giorni, durante il quale impara a utilizzare tutte le tecnologie lasciate da Babil e a potenziare i propri poteri. Quando Koichi esce dalla torre per andare a incontrare Yomi, il personaggio destinato a diventare il suo amico più fidato o il suo nemico più pericoloso, si trova già ad avere poteri eccezionali e tre potenti servitori al suo seguito. Rodem, la pantera nera che può trasformarsi in qualsiasi cosa. Ropros, il gigantesco uccello volante che lancia potenti scariche ultrasoniche. E Poseidon, un vero e proprio dio meccanico dei mari. Trama tratta dal sito dell'editore italiano D-Visual. Qui questa è la trama. C'è stata anche l'anime. Ricordo che l'avevo visto, gli anni che passavano su TV locali, infatti è un anno molto vecchio, gli anni 70 quindi. Allora, appunto questo qui è una di quelle opere, una delle poche opere di questo autore pubblicate in Italia. E questa non so se esistono proprio perché è un po' vecchio come anche la pubblicazione in Italia è un po' vecchia, appunto anche la divisa credo che c'è più la divisa, pubblica più, non credo ci sia più. In caso di dice. Comunque qua se trovate magari un mercatino usato qua, su eBay quasi si trova. Io questo anni fa. Allora, vediamo questo. Che è? Ma questo è Go no Boken. Go no Boken. Anche qua ci sono ninja. Attimo che si è entrato un po' qua in browser, aspetto che si apra la scheda. Dai, apri. Go, no, ok. Ecco, si è aperto. Ok. Allora, Cantatrice Kodansha, sempre storia di disegno Yokoyama, Shonen, avventura fantascienza del 72, due volumi, e questo è inedito. E la trama c'è. Con cui dice agenti segreti bambini. Agenti segreti.
quindi un po' più, cioè, un ninja però più moderno come ambientazione. Ah, invece questo siamo proprio, questo si è proprio ninja proprio di epoca storica. Allora, questo è dopo questa cosa che non c'è, non c'è l'età, un po' mi dispiace, insomma facciamo così, tanto se non c'è. Ah, questo è Sengoku Shishiden. Sengoku Shishiden. Allora, quindi l'epoca Sengoku, l'epoca questa famosa in Italia da Inuyasha, dal manga dell'anime di Inuyasha, l'epoca Sengoku, l'epoca dei combattimenti dei signori della guerra che c'era prima dell'avvento di Tokugawa, prima del 1600, l'epoca Sengoku è sul 1500. La casa editrice Utabasha, sempre storia di Zenyu Koyama, un seinen, arti marziali 74, 7 volumi. Da un inedito, e qui la trama non c'è, anche qua la trama non c'è, appunto esce epoca Sengoku guerra, questo è il tag, dopo c'è la trama, però questo sarebbe bello, 7 punti solo, sarebbero tanti, mi sembra che qualche casa editrice vuole scoprire Yokoyama e pubblicarsi questo, sarebbe interessante. Ora, vediamo questo, vedi già nel disegno della competizione un po' come lo stile di questo autore, no? Come il modo di disegnare i personaggi. Allora, questo è Okami no Seiza. Oh, un attimo che apre. Un attimo che apre. Dai, Okami no Seiza. Ok. La casa editrice Kodansha. Sempre ricordiamo la storia di disegni. Shonen avventura 75 4 volumi. Anche questo inedito. E niente trama. Qui c'è guerra, che qua parla di guerra. In generale. Avanti, allora, secondo me, allora, dato che è il tempo di aprire la scheda, ah, secondo me, secondo uomo, vedi, okay. Un po' strano, secondo me, lancia manca buco, e questo è proprio un pochettino originale, allora, fatti casettrice con lancia, ah, io qui amo il suo disegno, Shonen, Azione Fantascienza 75 un volume, anche questo inedito. E niente trama, qui ci sono androidi. Come tag androidi. Dopo c'è la trama. Andiamo avanti. Ok. Ah, questo è Mars. Questo è la copertina, sì, mi ha guardato perché stavo. Anche questo è pubblicato in Italia. Allora qui Mars di Yokoyama, appunto perché c'è un Mars di un altro autore che è diverso come storia, è anche più recente. Poi di qua specifica sulla scheda Wikipedia, cioè Wikipedia sulle schede Anima Click, che questo qua è un masse di Mizeu di è un masse di Mitsuteru Yokoyama, masse appunto perché c'è appunto una troppa si chiama masse di questo autore e parla di tutt'altro. Allora vediamo questo che appunto è stato pubblicato in Italia a masse casa editrice nascita a Akita Shoten, casa editrice originale. Yokoyama appunto sempre a storia di disegno, Shonen, azione, fantascienza, guerra, mecha, anche questo c'è un Mars, scritto a 76, 76, 77, 5 volumi, e non pubblicato dalla Divisor, anche questo pubblicato dalla Divisor, e qui c'è la trama, diciamo. Ma quale destino attende l'uomo? La sua scelleratezza lo condurrà a distruggere il pianeta su cui vive, o i suoi sentimenti lo aiuteranno a trasformare la Terra in un mondo sempre, sempre migliore? A doverlo giudicare è Gaia, un potente robot, assistito dal suo compito a Mars, un giovane ragazzo risvegliatosi casualmente da un lungo sonno. Tramatata dal sito editore italiano diviso, questa è la trama, un po' particolare come storia. Un ragazzo che deve aiutare a giudicare gli umani. Ok, questa è la trama, 5 volumi, quindi non è tanto. Ma questo qua devo leggere, ce la voglio leggere. Adesso, appena posso, mi metto un po' di tempo. Adesso sto leggendo altre cose, quindi. Sto leggendo Billy Bat, leggendo Billy Bat mi sta piacendo moltissimo, non so se l'avete mai detto. Leggendo Billy Bat mi piace moltissimo, sto leggendo molto. Allora, questo è. Allora, dov'è? Non so, ecco qua. Ryūjin Densetsu. Ryūjin Densetsu.
Legend of the Dragon King, diciamo che titolo in inglese. Questa è copertina originale perché non è uscita in Italia. Allora, Ryujin Densetsu, classificatrice Kodansha, sempre Yokoyama, solo disegno, Shonen, azione storica del 76 in volume, vedete che faceva opere lunghe, ma anche opere di media lunghezza, ma anche opere singole di un volume solo. E qua la trama non c'è, comunque parla di ninja, potete vedere, è super, un ninja. Ah, andiamo avanti. Questa è un'altra opera storica. Opera storica. E questo è... Questo è, dov'è? Qua. Sekigan no Ryu. Allora, Sekigan no Ryu. Allora, Sekigan no Ryu, casa editrice Akita Shoten, Yokoyama, storia di disegno, Seinen, azione drammatico storico, scritto nel 77, 1977, 6 volumi, anche questo è inedito, e parla di samurai. Purtroppo qua niente trama. Facciamo più velocemente possibile perché sono una quarantina di opere, quindi ci soffermiamo in quelle dove ci sono le trame, dove c'è più un po' più da parlare. Allora, questo è. Ho voluto fare questa tour anche se purtroppo c'è questo problema che le schede c'è un po' così, no, perché è l'autore importante nella storia del fumetto giapponese, quindi andava fatto. Allora, questo è Sonnenawa e Yakuichi 101, Yakuji. Sonnenawa Yakuichi. Classifica Akita Shoten, Yokoyama, storia di disegno, Shonen, azione, fantascienza, mecha, soprannaturale, scritto dal 77-79, 5 volumi. E questo inedito, a qui però la trama c'è. C'è la trama. Allora, seguito di Babi Junior, ecco, seguito di Babi Junior. Ambientato qualche tempo dopo la sconfitta di Yomi. Questa volta i nemici di Babi sono l'esercito degli Stati Uniti e la CIA. Questo qua c'è. Questa storia è un po' così anti-americana, insomma. Vabbè. Interessati a utilizzare i poteri di Babi per i loro scopi dopo che quest'ultimo aveva donato a loro un campione del proprio sangue da usare per scopi benefici. Non solo Babi sarà costretto a combattere contro avversari dotati dei suoi stessi poteri, ma non potrà nemmeno contare sull'aiuto dei suoi fidati compagni, imprigionati in un luogo in cui nemmeno le sonde cerebrali riescono a raggiungerli. Quindi questa è la trama. Quindi è il seguito di Babi Junior, che purtroppo a noi non è stato pubblicato. Ancora non è stato pubblicato. 5 volumi. Aspetta, qui c'è il rischio. Posso andare avanti? Ok. Purtroppo di questo autore abbiamo visto che adesso sono state pubblicate due solo in Italia. E adesso vediamo se sta pubblicando qualcos'altro. Andiamo avanti. Allora, questo è Yami no Doki. Yami no Doki. Questa naturalmente copertina originale. Casa editrice Kodansha. Sempre Yokoyama, storia di disegno, un seinen, azione storico del 84, 3 volumi. Ecco questo inedito e niente trama. Qui ci sono samurai ninja, Giappone antico. Questo sarebbe bello. Mi piace queste cose, però non se ne trova tanto queste opere che parlano di quest'epoca. Ci sono anche belle, non sono tanti. Allora, quest'altro invece è... Allora, questo è... Futode. Futode. Quest'altro è storico. Comunque di battaglia di samurai. Futode. Allora, casa editrice Akita Shoten. Sempre Yokoyama, solo disegno. Seinen. Storico del 85, un volume solo. Anche qui niente trama, quindi Samurai Guerra. Questo è un volume singolo, quindi potete anche pubblicarlo. Allora, vediamo questo. Qua mi ci passiamo un altro filone, questi sui supereroi, insomma. Questo è... Allora, dove è? Questo qua. Shinkame no Ninja Akagake. Ah, quello è il seguito che arriva, quindi dice. Shinmo di nuovo.
Shinkame no ninja Akagage. Quindi il nuovo ninja. La nuova maschera ninja. Akita Shoten, casa editrice. Sempre Yokoyama Story Disegni Shonen. Azione commedia storico scritto nell'87, tre volumi. E parli ninja, anche questo niente trama. Avanti. Andiamo avanti. Che è successo? Un attimo, poi che è saltato. No, ok. Ho cliccato due volte, è saltato. Allora, questo è. Allora, dove? Ecco qua. Takeda Shingen. Takeda Shingen, questo è veramente storico. Ambientazione storica. Takeda Shingen. Casettrice Kodansha. La prima storia grave, storia di Jiro Nitta, il disegno di Yokoyama. È un serie di azione drammatico storico scritto nel 87 e 10 volumi. Da lui inedito. Poi c'è la trama, diciamo la trama. Ambientato nel turbolento periodo Sengoku, questo, è concentrato sulla figura di Harunobu Takeda, e poi chiamato Shingen, il famoso del clan Takeda. Dopo essere tornato vittorioso nella sua prima battaglia alla età di 15 anni, Harunobu scopre che suo padre vuole affidare la sua eredità al suo fratello minore, cosa che lo spinge ad agire immediatamente. E questo è un altro personaggio storico importante del Giappone, il clan Takeda. Sarà un clan importante che combatterà appunto per il Sengoku. Questa copertina è un po' particolare, niente di serie, niente. Copertina più da libro quasi, che invece che da manga. Allora, questo è Tokugawa Ieyasu. Ma di qui c'è un po' di. Parliamo di filone storico di biografie che lui ha fatto, proprio Koyama, che ha fatto su vari personaggi storici importanti. Tokugawa Ieyasu, appunto, questa biografia di Ieyasu. Tokugawa. La casatrice Ushio Shupansha, in questo caso, appunto, la storia di Sorachi Yamaoka e disegno di Yokoyama. È un shonen storico di 87 e 26 volumi. Storia di. Qui la trama dice niente, poi sulla epoca si può compito Edo Tokugawa, appunto è la storia di Ieyasu Tokugawa, il primo shogun. Un shogun che ha unificato l'epoca Edo, l'epoca Tokugawa. Che ha unificato il Giappone. Allora, questo è la copertina simile, appunto, perché è un altro. Sempre lo stesso filone, lo stesso casatrice che ha fatto queste opere. E questo è Toyotomi Hideyoshi, ho fatto anche su Hideyoshi. Manca solo uno, perché c'è manca Oda Nobunaga. Oda Nobunaga non c'è, non so se quindi le schede non c'è, quindi credo che abbia fatto, penso sarebbe stato anche sulle schede. Toyotomi Hideyoshi, i tre grandi, no? Toyotomi Hideyoshi, Tokugawa e Oda Nobunaga, i tre grandi unificatori del Giappone. Casatrice Shuachi, no scusate, sì, casatrice, non c'è scritto casatrice. Vabbè, qua c'è quella di prima. Allora, ecco qua, Kodansha, mettiamo dopo Kodansha. Casatrice Kodansha. Allora, storia di Sorachi Yamaoka, disegno di Yokoyama. Un serie di storie con 87 e 7 volumi. Ecco questo allora, è uscito. Parla appunto di questi personaggi storici. Prima di Tokugawa, e poi questo di Toyotomi Hideyoshi. Allora, avanti. E questo qui c'è un altro, anche questa è un'altra biografia, però di un altro personaggio diverso. E questo è la scheda. Gengis Khan. Ho fatto anche un fumetto o un manga sulla storia di Gengis Khan. Scusate. Fatto un fumetto sulla storia di Gengis Khan. Casatrice Akita Shoten, in questo caso è una storia di disegni di Yokoyama, quindi non è che l'ha scritto da un altro autore, la storia è sua, tanto che è un goccio d'acqua. Allora, è un serie drammatico slice of life storico, scritto nel 91, 5 volumi, e purtroppo inedito anche questo, però c'è la trama, c'è la biografia storicamente accurata del noto leader mongolo che nel XIII secolo riunì le varie tribù
della Mongolia in un'unica agguerrita nazione. Quindi è proprio storicamente accurata, quindi proprio sarebbe bella una biografia. Legge, se venisse pubblicato che qualche casa editrice volesse pubblicato, che sarebbe bello. 5 volumi, insomma, ne notate. Poi bisogna vedere quanti sono grandi, ma che se potete fare anche accorpare, fare 2 o 3 volumi. Insomma. Bene. Allora, altra storia anche questo. Questo è, stiamo parlando, il filone storico biografico di questo autore, appunto, che ha raccontato a fumetti storie dei vari personaggi portati. Ma questo è Shiji. Allora, Shiji. Casa editrice Shakukan. Storia di Yokoyama, un seinen drammatico storico del 92, 15 volumi. E questo è inedito. Poi c'è la trama, vediamo. Adattamento manga di Memorie di uno storico, resoconto realizzato tra l'VIII e il II secolo a.C. e che si concentra su figure storiche cinesi, e quindi racconta varie storie di personaggi storici, varie biografie di personaggi storici cinesi, 10 volumi, Memorie di uno storico, quindi importante testo storico cinese. Qua, le sue copertine qui sono molto belle, le copertine. Allora, questo è... Questo è Sutoduchi Matsudaira Tadateru, altro personaggio Matsudaira, personaggio storico. Allora, Sutoduchi Matsudaira Tadateru, casa editrice Kodansha, la storia di Kenshiro Ryu e Yokoyama, insieme a 2 mani, a 4 mani, e disegni Yokoyama. È un seinen storico dei 92 volumi e pare Samurai dopo quando c'è la trama. Questo pare del clan Matsudaira, l'altro clan famoso dell'epoca. Ah, siamo, ritorniamo a qualcosa di diverso. Dovrebbe essere storico questo. Adesso vediamo. Questo è dov'è? Toki no Gyuja, Toki no Gyuja. Allora, Toki no Gyuja. Casa editrice Kodansha, storia di Seiyu Yokoyama, un seinen, avventura azione di 93 volumi. E questo è Eido. Pari, supereroi, supereroi. Passiamo, siamo ritornati a qualcosa di fantastico, di fantascienza. Questa è un'altra copertina strana, questo dovrebbe essere storico. Un'altra copertina che non sembra un manga, sembra più un libro. Un libro di testo, quindi scritto. Non disegnato. Allora, questo è... Dov'è? Inshu Densetsu. Inshu Densetsu. Allora, Inshu Densetsu. Castratrice Ushio Shupansha. Storia di Yokoyama, un seinen storico del 94, 22 volumi. Anche qua non c'è trama, comunque dice Giappone antico, infatti si vede appunto così. Questo reperto, insomma, si vede antico, quindi epoca preistorica quasi, del Giappone. Allora, oggi troviamo qualcosa di più fantastico. Qualcosa di più fantastico. Questo è Uiguru Burai. Uiguru Burai. Sono credo sia fantastico, un po' più storico questo. Adesso vediamo. Uiguru Burai. Attimo. Mi si è allentato il browser qua. Dai che si collega. Allora, un po', ok, scusate, è aperto. Allora, Iguro Burai, casa editrice Kodansha, storia di disegno di Yokoyama, un seinen storico, non è storico, sì. È 2003, un volume. Purtroppo trama niente, comunque parla di Cina, Uiguri, insomma, gli Uiguri, che sono appunto questo popolo, l'estremo occidente della Cina.
Allora, fammici qua e troviamo qualcosa di più. Una pastiglia di Baby Giulio, qualcosa di simile. Infatti questo è... Allora... Ah, già trovo... Shi Yu Ho, Shi Yu Hen. Quindi una recitazione di già trovo. Abbiamo visto prima. Shi Yu Hen. Casa di Codace. Storia di Yokoyama. Shonen, avventura, azione, fantascienza, mecha, titolo 2005, un volume, trama, racconta di tre diverse opere manga legate alla serie Giants Robo, quindi una raccolta di storie. Allora, questo invece è uscito a lui, un'altra opera pubblicata in Italia. Quindi è la terza che vediamo pubblicata in Italia, questo autore, tra i tanti che ha fatto questa, quei pochi pubblicati in Italia. Questo è Giants Robo, il giorno in cui la Terra bruciò, no, che ti dico, il giorno in cui la Terra bruciò, sembra quasi la canzone di Kenny Guerriero, la Terra bruciò, ancora se la Terra bruciò. Akita, casatrice Akita Shoten. Disegni di Yasunao Toda e Mitsuteru Yokoyama. Storia di Yasuyo Iwagawa e Yasuteru e Mitsuteru Yokoyama. Quindi ha scritto insieme ad altri. Disegnato e scritto insieme ad altri. È un shonen. Avventura, azione, fantastica e fantascienza mecha. Scritto nel 2006, 9 volumi. Da dove sta? Scusate, ma mi arriva la voce. In parte è finito, non l'avevo invitato, invece è interrotto purtroppo. Ha pubblicato la Ronin Manga, ma non completamente. La trama c'è, bella lunga, sua già. Purtroppo ci sono questi casi, quei casi di italiani cominciano a pubblicare di manga e poi a un certo punto interrompono. Questa cosa è molto, molto triste, succede. Sono delle robe che... le robe che cominciamo a leggere, tipo della... Scusate, ma... Problema. Un attimo, bisogna che... Un attimo. Ah, ok. Insomma, la voce un po' di vampoia. Sa che stamattina sono andato in bicicletta per andare giù, fumetteria, questo un po' di vento. Allora, dicevo, questa purtroppo è interrotta e dicevo, sono stata anche un'altra opera che è pubblicata anche un po' di fa dalla Star Comics, che mi sono state interrotte, erano belle, interessanti, tipo Sacro Ruolo, tipo Princess Resurrection, e quella non è male, è bella, purtroppo, terminate, sono terminati in parte, in Italia non sono state più pubblicate. La bella diceva, chiusa parentesi, allora, diciamo la trama in questo caso. La Terra del futuro è all'apice della sua esistenza grazie alla scoperta di una fonte di energia non inquinante e pressoché inesauribile, il Sisma Drive. Ma il mondo è minacciato dall'organizzazione terroristica Big Five, perché l'organizzazione di polizia internazionale riesce a stento a contenere. Le forze dell'ordine possono però avvalersi della collaborazione del giovane Reisaku Kusama, l'unico al mondo in grado di comandare localmente le bombe Giant Robo, creato da suo padre. Da Giant Robo sono nati una serie TV live action del 67, una serie animata in 7, quindi live action proprio fatta con la... Ho trovato in carne e ossa, quindi sono stati quei robot, così, tipo Kaiju, mascherati, umani mascherati, robot giganti, da robot. Una serie animata di 7 episodi del 1990 e una nuova serie animata in 13 episodi del 2007. Yasuyo Imagawa, autore di questo inedito manga, è anche scrittore e regista della serie animata del 1990, Giant Robo, i giorni in cui la Terra si fermò. Yasunari Toda ha prestato il suo segno dinamico alla saga di Gundam Seed. Mitsuteru Yokoyama è stato uno dei innovativi autori di manga dal dopoguerra, inventore del fantascientifico genere di robot giganti, appunto è stato lui che l'ha inventato. Trama di editore italiano Robin Maga, che purtroppo però non ha continuato a pubblicare.
Ma l'ha interrotto adesso, non so perché, c'è più Orni Maga, non ha continuato perché fa ridere Orni Maga. Non so adesso, non so. C'è più Orni Maga. Qualche manga c'è Orni Maga, diciamo, un paio. Allora, stiamo vedendo proprio le ultime opere. Le ultime opere che alcune sono anche postume, credo. Allora, questo è... Ah, Tetsuji Daka Sakusen. Questa copertina è numero 2, numero 1 attuale. È numero 2. E poi sta qui la scheda anima click, non mi ricordo che era numero 2. C'è anche la 1. No, c'è già solo la numero 2. Allora, Tetsuji Daka Sakusen. Casatrice Kodansha. Storia di Mitsutero Yokoyama, disegno di Fumiya Sato, quindi disegno nato. La storia di Yokoyama, disegno nato. Casatrice è Kodansha. Genere Shonen. Categoria Shonen, genere avventura, azione, fantascienza, mecha. Scritto 2007 volumi. Inedito, e la trama c'è. C'è l'adolescenza e la guida di robot, quindi si ispira sempre a questa cosa dei robot guidati da ragazzi. Poi, avanti. Che questa è un'altra opera. Questo è. Questo sì, questo qua. Geroku Otatani. Otatami. Buchi o no ricchi? Vedete qua. Geroku Otatami. Buchiyo no Nikki. Casatrice Shimanaka Shoten. Disegni di Mitsutero Yokoyama. Storia di Jiro Kamisaka. Quindi la storia di Mano. È un shonen storico. Scritto 2008. In 2 volumi. E questo è inedito. Niente trama, dice il Giappone antico. Avanti. Allora, questo è un altro. In visitazione sempre di Babel, che è appunto questa opera. Vuol dire che è l'opera più famosa che ha creato questo autore. E questo è, dov'è? Qua. Babel Junior 2, The Returner. Il ritorno. Ritorno è sempre il ritornante, insomma, ritorna. The Returner. Babel Junior 2, il ritorno. Casatrice Akita Shoten ha un disegno di Takashi Noguchi, storia di Mitsutero Yokoyama. È un seinen, azione fantascienza soprannaturale, scritto nel 2010, 17 capitoli, 17 volumi, cioè. 7 volumi, e questo qua è pubblicato in Italia, quindi è uscito in Italia, e dalla Star Comics, pubblicato dalla Star Comics. Vediamo la trama. Il ritorno di Babi Junior, a 40 anni dalla conclusione della prima serie, questa volta il nemico sono gli USA, che in questi anni hanno conquistato buona parte del pianeta e sono ora una minaccia per l'intera umanità che Babi non può assolutamente ignorare. A suo fianco, come un tempo, i suoi tre storici aiutanti, aspettiamo un po' anti-americani, aspettiamo, insomma, se c'era questo autore, un po' nazionalista, un po' anti-americano, la vecchia che ha conquistato il mondo. E quindi questa è uscita dalla Star Comics. Nei miei tanti anni, invece, nel 2010, 12 anni fa, questo non l'ho preso, non l'ho preso, però comunque quando è uscito non ci ho fatto caso quando è uscito. Allora, adesso vediamo Tetsu no Samson. Aspetta, allora, ecco qua, Tetsu no Samson. No, Sansu, il terzo sarebbe Sansone di ferro, sarebbe, il terzo di acciaio ferro, il Sansone di ferro. Casa editrice Shogun, storia di disegno di Mitsutero, Yokoyama, è un shonen azione mecha scritto nel 2010 in volume, inedito, robot, in categoria, come tag robot. Appunto sarebbe Sansone d'acciaio di ferro. Poi, questo, ma siamo arrivati ai sgoccioli, diciamo, gli ultimi. Vogliamo vedere un po' un attimo se troviamo qualche immagine di Tower. Magari vediamo Babi Junior, che è quello più famoso.
E poi andiamo a vedere i manga che ho preso il mese scorso. Yami no Kao, questo Yami no Kao. Yami no Kao. Yami no Kao. Casa editrice Futabasha. Sto disegno di Yokoyama, un seinen. Horror soprannaturale scritto nel 2010 un volume. Ah, questo è inedito e parla di zombie. Di zombie. Ma ti serve l'immagine. Avanti, allora questo è un altro gambo. Ma questo è già un gruppo Pame no Yujo. Allora, Giant Robo Babel no Yujo. Sempre sono scritto da Robo e Babel. Casa editrice Akita Shoten. Shoten, la storia di Mitsutero Yokoyama, il disegno di Yasuhiro Imagawa e di Yasunari Toda, disegno di la storia è di Yokoyama e Imagawa, i disegni sono di Toda, Yasunari Toda. Categoria Shonen. Il genere è arti marziali, avventura, azione, combattimento drammatico, fantascienza, mistero, soprannaturale, non c'è poi tutto. Scritto 2011, 6 volumi. Da un inedito, non c'è nemmeno la trama. Qua dice, come tag dice Esp, Ninja, Alieni, Apocalisse, post-apocalittico, con azione, poi tutto. E dopo c'è la trama. Non c'è la trama. Andiamo avanti. Ah. Ma siamo arrivati, aiuti proprio. Questo è venuto che vediamo oggi. Jidaigeki, Kesakushu. Jidaigeki, Kesakushu. Casa editrice Sharukan, in questo caso storia di Zenyu Yokoyama, serie storico del 2012, due volumi. Inedito, cioè, la trama dice raccolta di due volumi distinti. Shinigami Mondo e Ansatsu Dojo, insomma, i titoli. Quindi è una cosa, sono due opere distinte pubblicate insieme. Poi, questo è l'ultimo, proprio che vediamo oggi, l'ultimo manga che vediamo oggi, questo è Kame no Ninja Akagake Reminds, quindi terzo, secondo remake, terzo, secondo sequel, anche se sono remake, sequel. Kame no Ninja Akagake Reminds. Casa editrice Akita Shoten. Allora, storia di Mitsutero Yokoyama, disegno di Masaoki Kanzaki. È un seinen azione 2012, 4 volumi. Da un inedito. Quindi la trama non c'è. Quindi è un'iniziazione scritta da disegnato da altri, ma è sempre su storia di Yokoyama. Questo è uscito nel 2012, quindi è abbastanza recente. E quindi questo è l'ultimo. Sempre Ninja Mascato, che c'è già Kame no Ninja Mascara, la maschera. Ok, abbiamo visto le opere di Yokoyama. Ok. Allora, intanto andiamo a vedere un po' se troviamo qualcosa. Se troviamo qualcosa di qualche tavola, vediamo un po'. Vediamo a Bigiugno che è più famoso. Allora. Apro il browser, no, dove è il browser? Un attimo, dove è il browser? Browser, vediamo un po' se troviamo qualcosa. Qualche tavola per vedere un po' come disegnava il grande autore. Vediamo un po' se troviamo qualcosa. Un altro che apre il browser. Ok, andiamo su immagini direttamente. Immagini. Chiudere la cosa e sono dimenticato. Immagini. Mitsutero Yokoyama. Vediamo. E intanto vediamo. Babi Junior. Intanto quello più famoso. Babi Junior.
vediamo ciò che manca. Manca. Vediamo un po'. C'è qualche tavola. Qualche tavola sulla bigiugna. Qua si vede qualcosa. Qualche tavola. Vediamo. Questi animali, in realtà questi sono un dinosauro, cos'è un dinosauro? Un dinosauro. Vedete vignette molto precise, molto incasellate, posti anche di quell'epoca. Ecco anche qua, ecco queste le cose qui. Dato di bambino e va più giù. Proprio sti epoti anni 70. Vediamo se c'è qualcos'altro. Vediamo se c'è. La carta d'acqua, insomma, bisogna di due. Ma questo è una nuova metoda, quindi non è disegnato. Qualcos'altro. Poche tavole si trovano. Vediamo, questa è un po' una gancia. Due. Che tavola. Ma questa è quello che manca un po', così, le scale. Vediamo, vedi un po'. Ok. Purtroppo questa torre si trova poco. Scheda anche con i disegni si trova qualcosa. Ok, allora, qua chiudiamo. E andiamo a vedere vi faccio vedere i manga che ho acquistato questa settimana, di questo mese passato, cioè di questo mese, perché, insomma, di febbraio. Allora, qua c'è il suo problema di chiavi, di fili, altro che metto a posto un po' di cose, perché non ci troviamo in mezzo un sacco di fili. Allora, come facciamo? Aspetta, questo metto così. Un attimo, che devo, come al solito, devo aprire la webcam che prendo dallo smartphone, la webcam dello smartphone. Ok, sì. Ora iniziamo. Allora, Gate, io manca che vediamo oggi Gate di Satoru Sao e Takumi Yanai. Non so se ve l'avevo mai parlato, perché è un pezzo che non usciva Gate, però mi sembra di sì, forse qualche tempo fa, è un pezzo che non usciva. Questo qui è un isekai, interessante questa cosa di italesco, insomma. No, mi sembra che sia stato molto ben documentato anche sui vari appartamenti e cose varie. Insomma, si vede che l'autore gli piace questo genere. Ha potuto fare questo portale che si è aperto da un altro mondo, che le truppe giapponesi vanno a finire in questo altro mondo e lo conquista un parte, insomma. E questo altro mondo è una specie di impero romano, un po' così sui generis, si ispira all'impero romano, e con fantasy, perché ci sono draghi, ci sono maghi, ci sono divinità, quindi, insomma, e poi ci sono anche gli uomini bestia, quindi uomini, insomma, nel senso, ci sono sia umani normali che umani in parte animali, quindi varie specie, quindi interagiscono con queste forze truppe di, non so, l'occupazione, però insomma sono entrati lì, hanno occupato un pezzettino di terra e interagiscono con questi popoli. E beh, è interessante, mi piace, vedo la di legge, ancora non l'ho letto. Purtroppo esce un po' di rado, esce. E si vede che, insomma, l'autore ci mette un po' per disegnare. E beh, io ve lo consiglio, sono conosciuti, acquistato, perché beh, Gate. E appunto c'è molta voce politica, c'è guerra, c'è un po' di tutto, insomma. Racconta in specifico un gruppo c'è un soldato, che è un ufficiale, insomma, anzi, mi pare che sia, adesso non mi ricordo che grado ha, non so se sia sergente o capitano o qualcosa, che è un otaku, che mi piaceva più questo mondo di otaku, di manga, di fantasy in generale, di isekai, e si trova appunto in questo mondo, a interagire in questo mondo, e insieme a lui c'è una maga, c'è un paio di elfi, c'è una che è una divinità, insomma, è molto bello, interessante, vi faccio vedere anche qualche tavola. Senza spoilerare, c'è un po' di ecce, un pochetto, non tanto, non so. Comunque, bello, bello così.
lo consiglio su Gate. Questo è Gate. Poi Olympia Kingdoms, questo è che abbiamo già visto, si parla appunto di autrice Mae Yamazaki, che appunto pare questo manga, questo personaggio che dalla Grecia va a finire in epoca nostra, moderna, nel Giappone, nei tempi delle Olimpiadi. Le Olimpiadi di Tokyo 84, poi anche quella più recente. Infatti questo è stato scritto come spunto per l'occasione delle Olimpiadi che dovrebbero uscire, che dovrebbero essere nel 2020, poi passare nel 2021, no? Le Olimpiadi di Tokyo. Quindi come spunto è stato preso quello. E dovrebbe essere appunto un manga per pubblicizzare anche le Olimpiadi di Tokyo. E quindi parla di questo personaggio che dalla Grecia, l'antica Grecia, di un disegnatore, uno che disegna, decora i vasi greci, e viene a finire un po' come, sapete che Mae Yamazaki ha scritto Terme Rome, quindi di quel personaggio, di quel romano che è appunto un ingegnere di Terme che finiva nel Giappone moderno. E in questo caso spunto è simile, questo è un disegnatore, un decoratore di vasi che va a finire nel Giappone moderno. E incontra un terzo che ha incontrato vari personaggi e ritorna in Giappone e disegna i vasi in stile manga, insomma. Comunque è molto bella come storia. Mi piace molto. Anche lo stile come disegna Yamazaki. Ok, e questo è Olympia Kingdoms. Poi c'è i soliti numeri di Shaman King. 21-22, adesso sto mese ne usciranno addirittura 3, ne usciranno 3 addirittura, e ci saranno 23-24-25, a me lo sembra la cosa dovrebbe essere questa, ma sempre con la doppia copertina, quindi vediamo un po', questa copertina è quella nuova, e poi c'è quella vecchia sotto, questa è l'edizione, questa è la vecchia copertina, e questa è la nuova copertina, vediamo un po' qua. Questa è la nuova, ovviamente com'è, aspetta, dopo una mano devo tenere la videocamera con la mano, ecco, questa è quella vecchia, e attualmente il manga è stato ridisegnato, no, questo. Lo prendo appunto perché c'è i disegni rifatti, poi c'è anche la storia finale, perché io ho l'edizione quella appunto originale che non aveva un vero finale, invece questo è proprio il finale completo, e quindi questo è Shaman King, 21-22. Questo è appunto quelli che sono usciti a febbraio. Poi c'è Darling in the France 3. I primi due ho letti, non sono mai interessati. Comunque Shaman King non mi sono stato a dire la trama, però insomma sapete la trama di Shaman King, appunto il sciamano che fa il torneo, è uno shonen, quindi combattimenti con questi spiriti che usano, appunto i sciamani che usano questi spiriti. Questo è Darling in the France, invece appunto questo caso di un po' ecci come storia di questi ragazzi che in due, maschi e femmine, che devono usare dei robot, e per usare questi robot usa un potere un po' particolare, insomma, cioè quasi un po' eccitazione, insomma, quasi maci un po' così, un po' ecci, insomma, un po' ecci, insomma, un po' maci un po' così, però non è mai divertente, durante i primi due numeri, adesso questo è il terzo, abbiamo posto e della casetrice la sta Comics, sì. E non è male come manca, dai, io tenete, insomma, manca un po' spensiero, insomma, non è proprio molto, come dire, non è proprio culturalmente molto, insomma, leggero. Allora, questo è Musubu, il duo lavoro di Musubu, questo primo numero abbiamo fatto vedere, questo vedo la legge, il secondo è molto bello, questa storia di questa ragazza che lavora in un'azienda di che fa preservativi, l'azienda che produce gomme ed è particolarmente lavora nel reparto in cui fanno esperimenti, poi fanno ricerca scientifica sui preservativi, e dopo c'è un suo collega di lavoro che lavora insieme a lei, che si chiama di lei, insomma, è bella come storia, mi piace, è un romantico, insomma, c'è un po' di, cioè, sia commedia sia romantica, ecci non c'è, anche se parli di preservativi non c'è, però è bello, bello questa storia, mi sta piacendo, al primo volume mi piaceva molto, adesso voglio leggere il secondo per la passione, ok, non è finito, c'è altre cose, ora, altre cose,
Allora, Shadowhouse 6, Shadowhouse 6, questo mi sta piacendo molto, però dicevo che ho fatto vedere già prima dopo che, quando è uscito prima dopo che dicevo che sarebbe stato, sembrava una robetta un po' così, invece sarebbe successo cose molto interessanti. Adesso vorrei esplorare appunto questa storia di questi cosiddetti bambù viventi, che invece non sono bambù, insomma, non vi voglio esporre, se non avete mai detto, insomma. Che vivono in questa casa, insieme alla casa Shadow, insieme a questi personaggi che sono simili a loro, però sono appunto i neri, perché sono curiginosi, insomma, questi esseri strani. E qui c'è questa cosa, dopo succede, scoprono dentro questa casa quello che succede, c'è il nonno che comanda tutti, insomma, è un'ombra, insomma, è bello, bello, interessante. Faccio vedere il solito posto che c'è qua. Il regalo, c'è questa carta, la carta solita. Ognuno c'ha una carta diversa. Carta, insomma, cartolina, carta, insomma, non è proprio una carta, è una carta da gioco, però, insomma. Queste carte, con immagini, molto, molto belle, con immagini. E la storia è molto bella, sta andando avanti, insomma, questa la posso leggere, perché molto, voglio vedere come va a finire, perché adesso non so quanti mi saranno, però, insomma. È bella, quindi merita di essere vista. Ma qua mi si sta rallentando un po'. Aspetta, qua che mi si rallenta tutto, non funziona più niente. Aspetta, metto a posto, un attimo. Vediamo un po'. E mi si ripristina un po'. Dopo un po' si prende un po' l'immagine, ma dopo sta videocamera fa un po' così. Allora, Freer numero... Vediamo questo. Lo vedo. 3, numero 3, ecco qua. Fine o la fine del viaggio, questo abbiamo detto, uno dei manga più pubblicizzati degli ultimi periodi, quando è uscito, anche già prima che uscisse, insomma, di Frida, Frida, Frida è bello. E questo merita, è bello, insomma, merita di essere visto, merita di essere letto. Appunto, la storia di questa elfa, che appunto vive tantissimo, vive migliaia di anni e sta facendo un viaggio a ritroso per i luoghi che aveva visitato insieme ai suoi compagni, che quando aveva fatto il storico viaggio per combattere contro i nemici, contro il grande nemico, e quindi oltre alla fine del viaggio, appunto, perché l'inizio della storia fa vedere proprio quando è finito appunto il viaggio di questi eroi, e ognuno ha poi trovato la sua vita normale, e lei ha proseguito la sua vita. Questi qua nel frattempo sono vecchiati, sono morti, invece lei qua vive, e ha nuovi personaggi, quindi noi amici intorno a sé, e continua il viaggio. Comunque, bella storia, c'è un po' di nostalgia, nostalgici, insomma. Comunque, bello, adesso, prima posto leggerò. Doveva uscire il 4 comune, invece stavo rimandando, doveva uscire questo mese, cioè, per mai io invece la finire a marzo. Quindi è bello, fui, è bello. Poi, questo è un altro manga che sta avendo un successo in questo periodo, che è appena uscito già il primo numero, partì proprio, ci ha avuto un grande successo. Mind Thrash Up, Darling, Biscuit Doll, volume 2, la storia di questa ragazza, appunto, che adesso i nomi non li sto a dire perché non mi ricordo, insomma, ho cominciato a leggere adesso, che a lei piace appunto fare cosplay, e incontra il suo compagno di scuola, che invece è un partito delle bambole, dei Yamazui, quindi delle bambole che si usano durante le feste dei Yamazui. E appunto perché il nonno c'ha questa fabbrica, c'ha questa attività che produce queste bambole, fin da piccolo ha prodotto queste bambole, e fa i vestiti, quindi usa macchina comunque, quindi fa i vestiti, e quindi comincia a fare i vestiti anche per lei, e fa i cosplay. E quindi molto, molto divertente, adesso mi trovo a dire, cioè, secondo me. Poi, abbiamo quasi fatto, poi c'è qualcuno. Under Ninja. Under Ninja è la storia di Kengo Hanazawa, che è famoso, che ha scritto IAMEIO. E questa Under Ninja, che è l'opera sua attuale, che sta facendo, sta producendo adesso, quindi sono uscite 5-6 opere, 5-6 volumi, pare. È uscito adesso, quindi è uscito pochi giorni fa, dalla J-Pop. E adesso la J-Pop ripubblica anche, fa una nuova edizione di IAMEIO, perché, se non sapete,
Agli amici all'inizio era stato pubblicato dalla era stato pubblicato dalla i primi volumi dalla Giochi Preziosi edizione, no? GP Manga, che poi è scomparso perché stava assorbita da J-Pop. Infatti a un certo punto l'opera è stata ripresa da J-Pop, però i primi numeri sono stati pubblicati da GP Manga. Quindi adesso la J-Pop ripubblica tutto dal primo numero. E a questo punto ripubblicherà tutte le varie opere. Questo invece è Under Ninja, la storia di questo ninja che appunto dice che i ninja storicamente ancora esistono, cioè storicamente esistono ancora e sono, si può dire, tipo agenti dormienti, quindi stanno lì, aspettano, sono in attesa che vengano chiamati per fare qualche incarico. E quindi qui racconta la storia di uno di questi ninja che aspetta e fa una vita un po' trasandata, un po' così, un po' si lascia andare, insomma, beve, cosa, adesso io vi racconto la trama, che ancora non ho letto. Vi racconto proprio che dice, come ho detto in giro, ancora non ho letto. E dopo a un certo punto viene chiamato e comincia, quindi viene svegliato così, con la gente dormiente, quindi, e viene chiamato all'organizzazione di ninja e a cominciare a fare qualcosa, insomma. Lo chiamo per un incarico. Quindi questa è la storia, sembra molto bella, sembra avere molto successo, quindi, in Giappone, quindi, finalmente sarà pubblicata qui in Italia. Non vi devo di leggere perché a me questo autore piace molto. E ancora Sama, insomma, agli amici mi piaceva molto. E anche altra opera che sarà pubblicata sempre di Sama. E qui questa è. Oh, si è sporcato un po'. Eccomi sul nero. Ok. E niente, va. Anda dice. Poi, ultima opera. Ecco, due mattoni qua. No, mattoni nel senso perché sono grossi, che non sono pesanti da leggere, però. Mattoni perché sono grossi. Allora. Shigeru Mizuki Showa, la storia del Giappone, secondo volume, quindi dal 39 al 44, un tipo questo bello che va a fuoco nel periodo della guerra. L'altra volta appunto Shigeru Mizuki ha scritto questa storia, l'epoca Showa, quindi tutto il periodo Showa dal 23 fino all'89, quindi racconta tutta la storia dell'epoca Showa. Mamma, sono 4 volumi, mi pare. Sì, questo è il secondo, altri due ci saranno. Mi pare che sono 4, aspetta, c'è mi pare. Cosa c'è scritto qua? Sì, 2 di 4, infatti. E qui racconta proprio la storia di Shigeru Mizuki, questo grande autore che ha scritto anche quei libri sui yokai, quindi sui vari personaggi, sui vari mostri, fantasmi, spiriti della tradizione giapponese, quindi molto belli quelle opere, l'enciclopedia di yokai. E vi ho fatto anche questo manga qua, che racconta, fatto molto bene, sono. Racconta la storia sua, perché racconta la autobiografia di lui, della sua famiglia e in più tutte le varie epoche, tutto quello che succede, la storia, con i vari personaggi storici, i vari ministri, i vari intrighi politici, tutto quello che è successo. Quindi, in questo periodo qua, vedete, l'asse già scritto Roma, quindi, la seconda guerra mondiale, fino a 44, quindi dopo, la prossima sarà 45, ci sarà che parlerà anche delle bombe atomiche, insomma. E, molto bello, molto interessante, quindi, legge insomma la storia del Giappone del Novecento, quindi insomma dagli anni 20 fino agli anni 90, fino all'89, quindi l'epoca Showa, dopo ci sarà anche il boom economico, quindi sarà bello che vedere la ricostruzione e il boom economico, quindi questo qua si incentra sulla seconda guerra mondiale, quindi molto bello, molto interessante. Ma adesso appena posso cominciare a leggere perché è bello grosso come volume, sono 500 pagine, quante saranno? È scritto, quasi 500 pagine, insomma. Bello, molto bello. Edito anche questo da J-Pop. Sul periodo sto comprando un sacco di manga da J-Pop, perché il meglio c'era da J-Pop. Qualcosa di Star Comics, la Planet quasi niente, perché la Planet ormai. Che c'ha di bello la Planet ormai. Sono poche opere, niente da Planet bello. E poi l'ultimo, Buddha. Buddha di Osamu Tezuka. Volume 2. Il primo volume di Buddha parlava quasi niente perché parlava di un altro personaggio, bello, mi piaceva molto questa storia di questo ragazzo, la sua storia che era non era un fuori casta, era un'ultima casta degli schiavi, e poi incontrava anche un ragazzo che era un fuori casta, che aveva il potere di entrare con la mente dentro gli animali. So. E del Buddha si vedeva solo poco, proprio la nascita, proprio quando è nato, quando la madre Maya, dopo è morta di parto, e poi c'è la nascita di Buddha. E qua Vincenzo comincerà a parlare proprio del Buddha che è giovane, Gautama, no? Siddhartha Gautama, che è il principe Siddhartha. E qui questo è il secondo volume. Questi sono 7 volumi, vai. Questo lo faccio perché appunto, tipo,
la finisce non l'ho fatto, lo vorrei fare, ma insomma no, la finisce non l'ho preso. Se volete usare un terzo, almeno per ora non l'ho preso perché insomma le spese insomma, sono tante. No, butto lo faccio sicuramente perché è una storia che è importante, che merita di essere detta. E quindi usiamo un terzo che butta, vediamo qualche tavola. Qualche tavola, insomma, c'è un po' così. Qualche tavola. Ok, e questo è butta. Dopo sono usciti due nello stesso mese, adesso speriamo che non escano più nello stesso mese perché dovrebbe essere sbalzato. Questo dovrebbe uscire un mesissimo, se no. Mentre Showa esce ogni 3 mesi, quindi speriamo che sbalza perché costa un po' occuparti due nello stesso mese. Poi l'ultima cosa, non è un po' più manga, ma. Allora. Il box. Adesso qui non ne avevo scartato quello che ho visto stamattina. Il box di Sinet Voice, la serie completa. Box vuoto, naturalmente, perché io 6 coperte ce l'ho, quindi però il prezzo è 5 euro, cioè, vi vorrei fare solo questa cosa, 5 euro, cioè, un box di cartone guarda, 5 euro, da montare, poi se bisogna montarlo, mi sembra purtroppo 5 euro, perché insomma, per uno che già, questo è vuoto perché c'è a vendere il box completo pieno, perché chi non ha mai comprato, quindi si compra il box con tutti i volumi, con 7 volumi più l'artbook, no? Artbook sulla chiave, come fa? Fan Artbook, insomma. E quindi beh, io ho questo perché già l'ho preso tutta, quindi la metto insieme, adesso lo monto, poi lo metto insieme. Devo tirare fuori i volumi che ce l'ho dentro lo scatolone, devo tirare fuori, perché non c'ho lo spazio per metterlo. E alcuni li tengo in libreria, ma alcuni li tengo in raccoglitori. E 5 euro mi sembra purtroppo, perché 5 euro per un box vuoto, insomma. Secondo me, regalato, perché insomma, chi c'è l'opera, insomma, almeno regalato, no, almeno 1 euro, 50 centesimi, 1 euro, ma no, di più 5 euro, troppo, dai, 5 euro, cioè, come un volume, costa 5 euro, però vabbè, le cose queste, adesso non l'ho aperto, non sono stato montato, perché adesso appena posso farlo, ma questo è appunto se niente vuoi, se sapete la storia, no? Questa ragazza che ha problemi di udito, quindi è sorda, c'è una cosa che incontra un ragazzo, c'è bullismo, insomma, la storia è molto bella, c'è stato sia l'anime, che sia manga che l'anime, e hanno fatto anche live action con attori carni e ossa. E quindi niente, questo box è qui. E qua, e finiamo. Quindi abbiamo parlato di tutto quello che ho questo mese. Allora, qua chiudiamo la webcam. Allora, chiudo la webcam. Ok, webcam via. Tanto mi chiudo tutto. Ok, adesso qua, come al solito mi tocca di far partire il telefono perché purtroppo la webcam non si spegne qua. Non riesco a spegnere la webcam sul telefono. Quando è attiva, niente, tocca riavviare il computer perché il telefono, perché se no non si spegne. Vabbè, allora, tanto che riavvio il telefono. Ok, allora, abbiamo visto un po' di manga, poi abbiamo visto quest'autore. Mitsutero Yokoyama, le sue opere. Abbiamo visto il manga che è questo, il mese di febbraio. Questo di marzo ci saranno altre cose interessanti. Non so se lo vedo mai, però comunque io non è che prendo tutto, non mi posso fare. Magari appunto, faccio vedere certe numeri di prosecuzione di opere che già abbiamo visto, vi ripeto, però insomma, vi ripeto, però i primi numeri che faccio vedere tutto, insomma, faccio vedere alcuni, quando capita c'è qualcosa di nuovo che mi interessa, lo prendo e lo faccio vedere, ma io non è che sto, non posso comprare tutte le novità giusto per farvi vedere, quindi anche perché la spesa sarebbe troppo. Quindi se non mi interessa, non è che compro un manga dal primo numero giusto per vedere, forse mi interessa, non lo continuo, di solito quando compro un manga lo continuo fino alla fine, quindi raramente mi è capitato che mi piacesse, quindi però insomma se comincio a comprarlo lo continuo fino alla fine. E quindi faccio vedere solo opere che mi piacciono, che ho trovato interessanti, dalla trama, dalla cosa, che dopo l'ho guardato un fumettino, mi ha dato una guardata, mi è piaciuto anche il disegno, poi l'ho preso, altrimenti no, non ne parlo, quindi ci sono molte uscite che magari non vi faccio vedere, non vi dico appunto perché non l'ho preso, quindi, però ci sono molte uscite, insomma, ultimamente i manga vanno moltissimo, quindi stanno uscendo tantissime cose, quindi, se dà retta qua, ce la spende tantissimo, e io non sono tipo. Tipo caverna e padrone che fa un sacco di spese, quindi più di tanto posso spendere. E niente, quindi siamo andati a finire live, spero sia stato interessante, stare utile e divertente, insomma vi faccio magari conoscere un autore che non conoscevate prima, e
Bocciato prima, quindi spero che sia stato divertente e utile aver conosciuto purtroppo, purtroppo un autore che poco pubblicato in Italia, ma in futuro verrà pubblicato di più, non si sa. Speriamo. E che altro? Quindi niente, ora noi ci vediamo giovedì, continuiamo con le lezioni giapponese. Poi torniamo fino alla centesima, poi ci fermiamo. E poi vediamo che altro si può fare giovedì, può fare qualcos'altro naturalmente. Poi sabato continuiamo a giocare, sono uscito, perché ho visto sabato scorso, l'altro giorno, c'era quel problema che non riuscivo a saltare, a attivare il jetpack del personaggio, sono riuscito a risolvere il problema, quindi adesso possiamo andare avanti con il gioco. E continuiamo a giocare appunto con Star Wars Shadow of the Empire. Mi sta piacendo, voglio finire, voglio arrivare fino alla fine. E video purtroppo ancora non ho trovato niente, quindi come ho detto all'inizio, se conoscete qualche video interessante su YouTube che parla di Giappone, quindi mandatemi un link, mettete un post su uno dei video che ho fatto che ho pubblicato su YouTube, qualsiasi video, quello che vi pare, tanto mi arriva il messaggio, quindi. E se trovate qualcosa di interessante, io sto cercando, se trovo qualcosa, adesso vediamo. Altrimenti niente, continuiamo solo a giocare, poi niente video. Appena posso vedere qualche video interessante. E poi martedì prossimo ci parleremo di cinema. Ancora non ho scelto, ancora devo preparare Sky 9, ancora no. Come parlo, parleremo di cinema giapponese. Vediamo di chi posso parlare, quindi ancora devo preparare Sky. Purtroppo su questi giorni ho avuto un po' da fare, quindi non ho avuto tempo di preparare Sky 9. Con questo domani mi ci metto e preparo. E quindi evocate un po' di cose, ok. E quindi io martedì prossimo, quindi parleremo cinema giapponese. Mi facciamo sempre questa alternanza, una volta cinema giapponese, una volta parliamo di manga. E niente, quindi spero appunto che sia stato interessante, divertente, quindi se volete sostenermi, iscrivetevi al canale, che non costa niente. Facciamo aumentare il follower, più sono meglio è. Quindi per far diventare il canale affiliato. E poi se volete sostenere il canale, potete appunto fare una piccola donazione tramite Streamlabs o Coffee.com. Oppure acquistando il mio ebook che trovate a 5 € su Amazon. Poi naturalmente sono gli altri social. Quindi oltre qui al canale Twitch c'è il canale YouTube dove pubblico tutte le live precedenti. Quindi trovate su YouTube trovate tutte le live, anche questa domani la pubblico pomeriggio, durante pomeriggio uscirà sul canale YouTube. Qui su Twitch resta per 14 giorni, invece su YouTube resterà per sempre finché ci sarà il canale. E finché si sarà YouTube che il canale è aperto, quindi starà sempre lì. Oltre ai video appunto precedenti, tutti gli altri video, tutte le varie live, quindi martedì, giovedì e sabato, e i video che ho fatto adesso in bici, e i trinari cicloturisti ci avevo già qua, quindi trovate tutto lì sul canale YouTube. Poi c'è la pagina Facebook dove metto sempre gli annunci di quando faccio le live, e se c'è qualcuno che vuole spostare mai qualcosa, metto sempre l'annuncio lì, e metto anche il link dei video che pubblico. Poi c'è il gruppo Facebook, voi vi iscrivete alla pagina, io vi invito al gruppo. Poi c'è la pagina Instagram, dove pubblico mai foto, disegni e cose varie. E poi c'è la pagina TikTok dove presto pubblicherò qualche altro video, qualcosa già c'è, potete andare a vedere, qualche video già c'è, 3-4 video ci sono. E poi c'è la merito a compagni che faccio io appunto video. E niente, abbiamo fatto tutto, quindi noi ci vediamo tutto giovedì per continuare con le lezioni giapponese. E poi sabato per giocare, e martedì prossimo parleremo di giapponese. Sabato vi dico chi parlerò adesso, preparo la scheda adesso vediamo. E sabato vi dico, mentre giochiamo, vi dico di chi parlerò. Niente, ora ci vediamo la prossima volta, quindi. Un saluto a tutti, un saluto a tutti da Otaku Bike. Buonanotte e alla prossima.